Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo video, in un nuovo vlog. Oggi è una nuova giornata, mi sono svegliata e ho detto registro un vlog, anche perché l'ultimo risale davvero un sacco di tempo fa. Mi sono un po' smosciata su questo aspetto vlog. E visto che ieri è stato il mio compleanno, ne approfitto per farvi vedere un pochino di cosine, parlarvi un pochino delle cose che sono successe ultimamente, delle novità che dovranno succedere e di quello che dovrò fare oggi sostanzialmente, perché altrimenti il vlog che senso aveva? Quindi adesso vi metto nella postazione parlata, intanto che il cane qua dietro dorme, il letto è da rifare, lasciate perdere. Ok, posizionati. E vi parlo un pochino, scusate la mia faccia, lo so, è tremendissima. Ultimamente mi sono uscita un po' di bollicine, appunto per l'accademia, prodotti, non prodotti, struccati che ti ristruccati, però sto cercando di tamponare, quindi non ci fate caso. Quindi dicevo, allora, sostanzialmente oggi dovrò fare un tatuaggio, ve lo dico tranquillamente perché ormai tanto mi conoscete. Non dico che sono piena di tatuaggi, però comunque ne ho abbastanza, penso di averne più di 40 ormai. E sì, ho 20 anni, perché ieri, adesso posso ufficialmente dirlo, ho fatto 20 anni. L'altra settimana ero andata a fare due nuovi tatuaggi perché la mia tatuatrice Grace aveva messo questa foto dei flash che aveva disegnato, che sono appunto degli sketch che i tatuatori fanno al momento, piccoli, non troppo grandi. E se tu lo vuoi, insomma, lo prenoti subito e i prezzi non sono troppo eccessivi. Aveva fatto una tabella di sketch tutti di Harry Potter, quindi immaginate che casino poteva essere. Ed è una delle cose che mi mancava ancora tatuarmi, quindi ho detto no, io li voglio tutti. Però poi ci ho pensato, ho detto no, aspetta, magari tutto un braccio di Harry Potter anche no. Quindi ne ho scelti due. In più c'è una mosca, quindi se vedete Gwenda che vola e abbaia è per quello. Comunque, dicevamo, due tatuaggi di Harry Potter, ve li faccio vedere anche se sono ancora, vedete, mezzi lucidini perché sono proprio guariti adesso. Allora, uno è questo che è il boccino d'oro. Non potevo non farmi questo perché è tipo il simbolo per eccellenza, penso, oltre la cicatrice. E la scritta che c'è è una delle mie preferite di tutti i film, ed è un tutto dire perché sono tanti film, cioè I open head close, mi apro la chiusura e mi piace un casino come è venuto, anche il punto è troppo bello. E l'altro invece l'ho fatto qua dietro ed è una pozione, anche se penso che cambierò il colore del tappino perché non lo so, non mi convince molto, poi voi fatemi sapere. E la pozione è Obliviate, che sarebbe insomma Oblivious, però visto che Harry Potter è la lingua originale inglese, ho detto lo scrivo in inglese, anche perché tutte le frasi dei miei tatuaggi sono quasi tutte in inglese tranne una. Ed è appunto la pozione per cancellare la memoria sostanzialmente, che è sia un incantesimo sia una pozione. Mi ha sempre affascinato tantissimo questa in particolare e quindi ho detto adesso me la tatuo. In realtà Grace aveva disegnato un'altra cosa e io l'ho fatta un po' modificare e mi piacciono, vi giuro, da morire. Avrei volentieri fatto altri tatuaggi tema Harry Potter perché è una delle cose che amo di più al mondo, lo sapete, però ho detto va bene, per ora va bene due. E oggi invece cosa vado a fare e perché soprattutto in maniera così ravvicinata, perché di solito non lo faccio, cioè non è che faccio un tatuaggio a settimana. Ho finito la gamba, questa qui Disney, dovevo finire di farci lo sfondo, però Grace, appunto la mia tatuatrice di fiducia, mi lascia, nel senso che si trasferisce a Bologna, quindi voi che siete di Bologna adesso siete fortunate. E quindi lei mi ha detto, guarda, io mi trasferisco i primi di maggio, che devi fare? Se te devi fare questo tatuaggio, facciamolo adesso. Quindi ho detto, ok, facciamolo adesso, per forza, se no devo arrivare fino a Bologna. E quindi vado a fare un tatuaggio, però è un tatuaggio un po' particolare perché è un cover-up, devo coprire un tatuaggio che ho fatto 2 anni fa. Lo devo coprire perché è stato l'unico tatuaggio, e dico l'unico tra tutti quelli che ho, che è stato pensato la mattina, fatto il pomeriggio. Quindi sì, ci avevo pensato, ma non così tanto bene. Però appunto è giunto il momento di coprirlo assolutamente. In più, il tatuaggio in sé per sé non mi piace. Il tatuaggio incriminato è questo qua, posizioni proprio direi atletiche, che è appunto il quadrifoglio con il 10. E appunto vado a coprirlo con un'altra cosa che mi piace un sacco e che non ho ancora tatuato sul mio corpo, cioè qualcosa di vampiresco. Soprattutto io volevo qualcosa un po' legato alla mia serie TV preferita che è The Vampire Diaries, ormai terminata. E quindi con Grace abbiamo elaborato un disegno, logicamente per coprire quello lì doveva essere una cosa tutta nera. Appunto abbiamo fatto un mezzo busto di una vampira con dei tratti leggermente somiglianti a Elena, appunto di The Vampire Diaries, però neanche troppo perché altrimenti perdeva di intensità. E questo è il volto
della vampira, insomma, troppo troppo bella, appunto di profilo così che i capelli coprano bene il tatuaggio vecchio. Quindi questo per spiegarvi. Poi c'è un'altra novità, perché oddio, se sta andando via la mia voce, no, ti prego. Settimana prossima Ilaria cambierà capelli. Tutti scandalizzati, no, in realtà ve l'ho già detto su Instagram, però qui non ve l'avevo ancora annunciata questa cosa. Voglio fare un cambiamento abbastanza radicale. Non vi dico se nella lunghezza, nel taglio, nel colore, in cose strane e pazze, ma vi dico soltanto che è una cosa che non ho mai fatto ai miei capelli, proprio non avrei mai pensato neanche di fare. Però sono molto molto curiosa di vedere il risultato, di scoprire questa nuova sensazione. E quindi settimana prossima logicamente farò il vlog quando andrò a farli e poi vedrete tutto. In più mi ero scordata di prendere la mia biotina oggi, visto che ce l'ho là, così la vedo sempre. Anche perché adesso è più di un mese che la prendo e devo dire che i miei capelli sono più forti. Questo l'ho notato perché ne perdo proprio di meno. Si sono allungati, quello da morire, me lo dite anche voi. Vabbè che a me crescono tanto così naturalmente, però insomma, ho notato questa cosa e sono più lucidi. Non so se vedete qua. Quindi direi che sta funzionando, cioè nel giro di un anno non so che cosa mi potrà creare. Quindi insomma, per ora va tutto bene. Detto ciò, adesso sono le 11:20. Al negozio per appunto tatuarmi dovrò starci all'1:30, quindi esco di casa per l'una. In più in macchina devo montare questo perché quello che avevo prima si è rotto, perché se io non vado in giro con questo, infatti ieri un casino ho dovuto tenere il telefono sulle gambe per capire la strada e mi stavo impappinando, appunto senza di questo io in giro non ci posso andare. Quindi ho comprato questo su Amazon, adesso ho anche Amazon Prime perché per forza ho dovuto farlo. Per fortuna ho fatto l'abbonamento prima che diventasse di 40 euro annuali invece che 20, quindi per un anno pagherò 20 euro, poi mi scaleranno l'anno prossimo i 40 euro. Però comunque, appunto, l'ho ordinato ieri, mi è arrivato oggi, quindi ho preso questo che c'è questo coso sempre, vedete, che si può allargare, è troppo figo. Però qui dietro, vedete, c'è questo robetto che si attacca nelle righette, quelle del condotto dell'aria condizionata. Non so come si chiami, se c'è un nome specifico. Però appunto, dopo lo proviamo insieme, vediamo la reazione in live, se entra effettivamente. Spero di sì, perché sarebbe una super svolta. Almeno non ce l'ho sul vetro, ma ce l'ho più altezza occhi, quindi vediamo. In più, i regali che mi hanno fatto ieri le mie amichette, perché siamo andate a Ostia a fare una passeggiata, c'era una bellissima giornata. Quindi appunto siamo andate, abbiamo fatto una merendina e poi abbiamo camminato, camminato, camminato. Ve li faccio vedere in un video specifico perché sono tantissime cose. In più, vi dico, uno dei regali mi è stato fatto il buono, la carta regalo di Sephora, che ho apprezzato da morire, capirai. E quindi ieri ho subito fatto un ordine, quindi aspetto che mi arrivano le cose e vi faccio vedere tutto insieme. Sono molto 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 felice di come è andato il mio compleanno. In più, vi ho postato una foto su Instagram, troppo figa, ci ho messo una vita a farla, ma l'avete apprezzata, quindi sono felice perché è arrivata quasi a 20.000 like. E la foto in questo è questa qui, l'ho fatta naturalmente qui in camera. Insomma, quindi sono molto molto felice. Avrò un sacco di altre foto da postare del mio compleanno, quindi preparatevi. Adesso finisco di sistemare un video che stavo caricando sul computer. Ah, tra l'altro apro e chiudo parentesi perché è una cosa a cui ci tengo, visto che ho fatto un video, vi devo delle spiegazioni, una cosa del genere. Vi avevo detto che avrei cominciato a fare più attività fisica, a mangiare meglio, eccetera. E infatti tutto questo ha portato i suoi frutti, perché io in una settimana ho perso già 2 kg. Fighissimo, raga, la figata. Quindi mangiate bene e fate sport. Allora, sono le 12:12, proprio esatte esatte, quindi esprimiamo un desiderio nel mentre. Eccolo! In più qui ci sono i miei palloncini della foto di Instagram. Il 2 c'è, lo 0 si è afflosciato perché si è bucato, quindi direi perfetto. E appunto sto andando a vedere cosa potermi mangiare per pranzo, anche perché appunto poi tra un po' devo uscire, mi preparo e esco. Ultimamente, cioè nell'ultima settimana in cui ho perso questi 2 kg, volete sapere cosa ho mangiato? Ho mangiato quasi sempre, logicamente non sempre perché comunque la dieta si deve variare. Ho mangiato l'insalata, io mangio soltanto l'insalata iceberg, questa qui da sciacquare, tagliare, eccetera. Non prendete quella in busta perché è piena di zuccheri, è più comoda ma è piena di zuccheri. E poi ci metto pomodorini, io vado pazza, l'insalata con pomodori, raga, è la morte. Questi qua così. L'altro giorno ci avevo messo
messo un pezzetto d'avocado perché mi era rimasto. Poi ci potete mettere qualsiasi cosa: carote, uovo, mozzarella. Ci deve essere sempre una fonte proteica. Il tonno a me non piace, quello in scatola, però a volte ce lo metto. E oggi penso proprio di andare con l'ovetto. Ci metto proprio un ovetto sodo dentro. Non potete capire quanto buono è. Quindi prendiamo un ovetto, visto che è uno lo scelgo un pochino magari più grande. Lo metto qui nel pentolino. Acqua. Poi non so voi, ditemi se sapete qualcosa, ma io per fare un uovo sodo lo tengo all'incirca dagli 8 ai 10 minuti. Dipende se è più grande, se è più piccolo. Fatemi sapere voi quanto lo tenete. E nel mentre che aspetto e taglio l'insalata, mi accendo la TV, che è tutta zozza, bellissima, e mi guardo la diretta del GF, che è questo canale qua, Mediaset Extra. Vedete, vi trasmettono qua, adesso c'è la pubblicità, la diretta, e stasera c'è anche la puntata, quindi perfetto. Adesso poi con il cronometro, 8 minuti, forse anche 9, naturalmente dall'ebollizione dell'ovetto. Intanto mi preparo le altre cose. Questa è la base, ci ho messo pomodorini, insalata, feta. Qui c'è l'uovo che si sta freddando, ecco qua. Alla fine ci ho messo anche i semini, l'uovo, e li mangio naturalmente con questi fiori d'acqua. Eccoci qua tornati dopo il pranzo, che tra l'altro non ho neanche finito perché l'insalata, sapete che è questa azione bloccante di qualsiasi cosa, quindi io riesco a mangiarne davvero poca, però sto benissimo. Adesso devo decidere cosa mettermi. Ogni volta che faccio un tatuaggio sulle gambe sempre la stessa storia, perché non posso avere cose troppo strette. Probabilmente mi metterò uno dei miei pantaloni, quelli un po' svolazzanti, solo che non so quale, perché ne ho un po'. In più devo anche fare il cambio dell'armadio tra un po', cioè cambio dell'armadio. Penso che metterò qua tutti i vestiti, le cose estive, e tutto quello che è maglione, cose pesanti, giacche, le metto dall'altra parte. E poi i maglioni li metto dentro queste cose qua sopra bianche, dove per adesso ci stanno le magliette a maniche corte. Quindi o lo faccio oggi pomeriggio o vediamo un attimo. Alla fine ho optato per il mio solito total black, perché così non si sbaglia mai. E quindi ho messo questa, che è una sorta di maglioncino, però molto molto fino, è davvero finissimo. Però vedete, ha le maniche a tre quarti. Però mi serviva perché è più svolazzante, e l'ho messo sopra questi pantaloni che sono a zampa, sono i leggings quelli a zampa che avete visto anche in uno degli ultimi post su Instagram. E poi ho messo le Vans. Poi in teoria sono in ritardo abbastanza, quindi mi devo sbrigare. Adesso metto tutto in borsa, il letto lo rifaccio dopo, e quindi si va. Eccoci in macchina, fa un caldo della madonna, ma ok. Vedete, questi sono i pirulini dove va messo. Quindi adesso proviamo. Cioè, non ho la più pallida idea di come vada messo in realtà. Allora, penso vada così. Facciamo la prova telefono. Ok, la prova telefono mi sembra che vada bene. Adesso parto, a fine viaggio vi farò sapere se è retto. Sono arrivata addirittura sana e salva. Il navigatore ha tenuto, quindi devo dire ha provato, pagato 8 euro. Quindi adesso scendo, vado. Sono arrivata giusto in tempo. Ok, eccoci arrivati. Salute. Faccio un ciao, guardate che bambolina oggi. Io tutta nera come sempre. Siamo qua, prontissimi. Eccolo qua, adesso ce lo appiccicherà. Cerca di metterti tipo così per farti capire, tipo con il ginocchio un po' piegato, così mi stai dritta come colpa. Esatto. No, non ci ho messo tantissimo, però è un punto che fa male perché c'è l'osso del piede. Fuma, fuma il nero, copri quel cavolo di coso. Ma ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo ripassare questa manina perché me l'aveva fatto sempre lei. Poi adesso è impellicolato e si gonfierà come non so cosa, però è bellissimo, raga. È una vampiressa fantastica. Adesso la faccio vedere. Anche se, ripeto, è gonfia, rossa. Non c'è il sangue ancora, ma uscirà. Eccolo qua, tutto impellicolato. Vedete tutta questa parte nera sfumata. Qua c'è l'osso, quindi immaginate. Questo è il viso, ma non si apprezza quanto è bella. Allora, io in realtà sono tornata a casa già da un po' di tempo. Solo che sono tornata e mi sono messa a fare 100.000 cose e mi sono scordata di vloggare praticamente per 2 ore. Comunque non ho fatto granché, ho sistemato dei lavori al computer che dovevo mandare. Mi sono messa a cucinare perché non ve l'ho detto, o meglio, io sul mio canale nei vlog parlo
parlo di quello che succede a me. E quindi non vi ho detto, insomma, che mia madre ha subito una piccola operazione. Nulla di che, semplicemente non può fare tanti sforzi. Quindi ultimamente sto facendo un po' io, pulisco, metto le cose a guenda, faccio la cucina. Io di solito, lo sapete, cucino anche per la mia famiglia, sera, pranzo, eccetera. Però questi giorni lo sto facendo sempre. E quindi io mi sono un po' portata avanti anche con la cena, visto che sono le 8 esattamente esatte. E quindi diciamo che ultimamente sono un po' la donnina di casa in tutti i sensi. Stavo riempendo la bottiglietta d'acqua perché appunto domani devo portarmi le cose per l'accademia. Quindi dopo devo anche preparare lo zainetto e vi faccio vedere cosa metto, perché domani iniziamo le lezioni di cinema. Guarda caso iniziamo proprio a coprire i tatuaggi e a fare i tatuaggi finti. Ho lavato i tatuaggi, praticamente qui ce l'ho così perché ha ripassato la manina. La gamba, non potete capire quanto mi fa male ogni volta che appoggio, già si è gonfiata, adesso ve la faccio vedere. E ogni volta che faccio un passo mi devo trascinare la gamba. Chi ha fatto il tatuaggio in questo punto potrà capirmi. Questo è il tatu, l'ho lavato, fa malissimo, non potete immaginare quanto brucia, è proprio un bruciore. E qui mi si è tutto gonfiato, non so se si vede, forse per cui si vede meglio, guardate, tutta questa parte è gonfia. Però noi non ci lamentiamo, anche perché, come dicevo a Grace mentre me lo faceva, lei mi diceva: chissà quante me ne starei mandando. Io ho detto no, perché me la sono cercata io a fare quel tatuaggio tempo fa, quindi adesso mi becco le conseguenze. E poi basta, adesso li porto giù, così andiamo a finire insieme la cena. Ecco mia madre, vuoi salutare? Ci vado 10 kg qua. Sì, ah, credici. Vabbè, salutaci e taglia corto, dai. Ciao. Ed ecco il cagnolino da infermiere. Il cagnolino infermiere. No vabbè, ma questo che gli ha fatto l'eyeliner a lei? No raga, per favore. Se fossi io nella casa, quanto mi divertirei a truccare tutti, raga. Che figata. Pure i maschi, pure lui. Ecco cosa ho cucinato questa sera: riso basmati e pollo al curry. Ti sta piacendo? Ho appena finito di fare gran parte dei lavori al computer queste settimane. Quanto riguarda YouTube, video da fare, post, è stato un casino, però meglio così, almeno mi sono tenuta occupata. Ok, detto ciò, adesso preparo le cose da mettere in borsa, solo che devo ritrovare il messaggio per capire cosa devo portare. Camouflage, poi devo portare pennelli, colori ad alcol, Proceed, spugnette di gomma piuma, alcol e basta. Allora, i camouflage dovrebbero essere qua dentro, eccoli qua, questi che vi sto usando anche ultimamente nei tutorial di Kriolan. Poi ci servono i pennelli, eccoli qua, per effetti speciali. E mi sa che mi porto pure i pennelli normali, perché non si sa mai quello che può servire. Spugnetta in gomma piuma e tutto il resto invece devo prenderlo da sotto il letto. Ok, tutto pronto. Ho preso anche direttamente già la merenda per domani mattina. Ma sapete una cosa che non vi ho detto, che mi sono scordata? È che finalmente sistemerò i denti. Vi avevo spiegato, vi avevo fatto un vlog un po' di tempo fa dove vi spiegavo, no? Quello che ho, quello che non ho, come è successo, eccetera. E ho trovato questo dentista che è super mega iper bravo. E quindi insieme inizieremo il percorso sistemazione denti. Speriamo che venga come sperato. Praticamente sono andata a fare la visita l'altro giorno e mi ha fatto una sorta di scansione di tutta la bocca. E quindi c'era anche la simulazione del prima e dopo l'Invisalign, perché mi andrò a mettere l'Invisalign senza che stiamo a rimettere l'apparecchio cosetto per cosetto, che praticamente ormai non si usa quasi più, mi ha detto, almeno nelle persone insomma come me. Quindi Invisalign, il risultato che viene fuori, raga, non potete capire quanto è figo. Allora vi faccio vedere, questo è il prima, cioè questi sarebbero i miei denti adesso, e adesso vi faccio vedere il dopo con l'Invisalign. Cioè pazzesco, raga, cioè ti rimette a posto qualsiasi cosa, è una figata epica. Ve li faccio anche vedere così vicini. E appunto l'Invisalign me l'ha già mandato a fare, perché lui li fa fare in America, poi li spediscono qui in Italia e si cominciano. Poi vi spiegherò su Instagram come funziona meglio questa cosa e ve lo farò spiegare bene anche dal dentista proprio. Praticamente si cambiano mascherina ogni 7 giorni, per un totale appunto di 3-4 mascherine al mese. Sono molto fiduciosa, mi fido tantissimo, e quindi non vedo l'ora di vedere i primi risultati. Vi giuro, cioè mi toglierà un pensiero assurdo. Potrò farmi finalmente le foto, perché sembra una cavolata, ma potrò farmi finalmente le foto mentre sorrido. Cioè raga, che meraviglia. Comunque, detto questo, io direi che il vlog lo concludo direttamente qui, perché sono stanchissima. In più sono le 10, ancora non è iniziato il GF. Ci rendiamo conto di questi quanto stanno fuori? Va bene, quindi adesso vado a vederlo giù. Grazie per essere stati con me in questo vlog, spero di avervi tenuto un pochino di compagnia, e io vi mando un grosso bacio. Ciao.